Ciao a tutti e bentornati! Ormai lo saprete tutti, lo scorso 11 febbraio, dopo un'attesa durata ben 4 anni, è stato il gran giorno di Little Nightmares 2. Dopo aver convinto pubblico e critica con le avventure di Six, i ragazzi di Tarsier Studio tornano sotto i riflettori in grandissimo stile, con un sequel che abbandona gli spazi angusti delle fauci per portarci a spasso tra i pericolosi edifici della città pallida. Nei panni del nuovo protagonista Mono e aiutati passo dopo passo dalla stessa Six, saremo chiamati a farci strada tra insidie, trappole e mostri terribili, sino a raggiungere la Signal Tower e il suo minaccioso abitante, lo Smilzo. In questo universo malato e ammaliante che sembra disegnato da Tim Burton, gli amanti dell'horror avranno sicuramente di che gioire. E oggi, in questo speciale, vi raccontiamo perché. Poco da discutere sull'abilità artistica dello studio svedese. Così come per il primo capitolo, Little Nightmares 2 è una piccola perla, un dipinto in movimento di tristezza, malinconia e paura. La componente horror dell'episodio originale, legata a quell'immaginario grottesco che accomunava gli abitanti delle fauci, viene ora spinta ad un livello ulteriore. Impossibile non respirare terrore e disperazione tra le pareti della scuola e dell'ospedale di Signal City. Impossibile non sentirsi il fiato sul collo quando la terribile insegnante ci bracca e dinanzi a noi non sembra esserci una via d'uscita. Se dunque il tributo all'operato di Tim Burton è evidente, dall'altro lato possiamo soltanto apprezzare la nuova dimensione di quest'incubo di Tarsier. Un incubo pennellato con maestria, scorci spettacolari e mozzafiato, ambientazioni tetre e un design strepitoso, tanto in termini di personaggi quanto di creazione dei livelli. Sono soltanto alcuni dei numerosi punti a favore del titolo, che riesce a trasmettere alla perfezione quella sensazione di impotenza nel ritrovarsi sperduti in un mondo enorme e sconosciuto. La narrativa di Little Nightmares rappresenta uno degli aspetti meglio riusciti della produzione. Il tema dell'evasione incarna la chiave di lettura di questo secondo episodio, un'allegorica fuga dalla realtà che ci spinge ulteriormente verso il cuore dei nostri incubi per potercene, forse, liberare definitivamente. Signal City rappresenta il nucleo delle nostre paure, dei tormenti più cupi e repressi del nostro animo, una metaforica città del male di fronte alla quale, quasi per volersi difendere, Mono è costretta ad indossare un sacchetto di carta come copricapo. I suoi segreti, i suoi misteri vengono centellinati in modo criptico ed ermetico. Non ci sono testi, non ci sono dialoghi. La città parla per simbolismi e per allegorie, obbligandoci ad estrapolare di volta in volta, pezzo dopo pezzo, le poche informazioni che nasconde sotto i nostri occhi. Mono e Six ci invitano a muoverci con calma, assecondando quella curiosità fisiologica che ci spinge a scoprire cosa si nasconde dietro ad una porta, in fondo ad un condotto dell'aria o, perché no, dentro un banale frigorifero. Contro, l'utilizzo dello show don't tell presta il fianco ad una critica che molti giocatori curiosi condivideranno sicuramente. Chi sperava di avere un'immagine meno annebbiata dell'universo dipinto da Tarsier finirà inesorabilmente per restare a bocca asciutta. Se già al termine delle gesta di Six la situazione era volutamente lasciata in sospeso, in Little Nightmares 2 ci lasciamo alle spalle lo Smilzo con più dubbi che certezze. Una scelta non casuale e che, verosimilmente, regalerà qualche dettaglio aggiuntivo nei prossimi DLC. Quello che è certo è che, se le storie ermetiche non fanno per voi, la città pallida potrebbe non essere una meta di vostro gradimento. Dal punto di vista sonoro, Little Nightmares 2 è una garanzia. Per la seconda volta potremo infatti godere di una colonna sonora impeccabile, capace di trasmettere emozioni che spaziano dalla paura alla malinconia, passando per l'ansia e la più cupa disperazione.
Il sistema di effetti sonori, dosati con astuzia dagli sviluppatori nelle varie sequenze di gioco, garantisce un livello sempre elevato di coinvolgimento. Non è infatti un segreto che, tanto in questo episodio come nel precedente, l'impianto audio sia parte attiva dello stesso gameplay, capace di fornire una sorta di indicatore musicale in grado di prepararci all'incombente situazione. Se anche voi voleste mettere le mani sulla meravigliosa colonna sonora, vi ricordiamo che quest'ultima sarà disponibile in formato digitale nelle versioni Deluxe e Collector's Edition di Little Nightmares 2. Little Nightmares 2 si muove nel solco della tradizione introdotto dal precedente capitolo. Il titolo offre un mix di fasi platform 3D e di puzzle di media complessità, alternati da brevi sequenze combat inedite nella serie. Il tutto, è bene sottolinearlo, gioca a favore della difficoltà del titolo, che aumenta in modo esponenziale rispetto a quanto visto in passato. La presenza di Six come compagna di gioco gestita da intelligenza artificiale ha permesso agli sviluppatori di estendere la profondità dei puzzle, che molti frangenti richiedono cooperazione e la collaborazione attiva di entrambi i protagonisti. L'intero gameplay appare più sfaccettato se paragonato alla linearità del precedente episodio. Dalla semplice esplorazione alla gestione dei boss, l'apporto della piccola ha un valore fondamentale nell'economia di gioco. Paradossalmente, però, sono proprio queste due novità ad averci lasciato un pizzico di amaro in bocca. La presenza di Six come personaggio gestito da CPU, se da un lato trova spiegazione nel contesto ludico del titolo, dall'altro farà storcere un po' il naso a chiunque desiderasse un'avventura interamente cooperativa. Come dichiarato dallo stesso studio, una modalità per due giocatori avrebbe rovinato il ritmo e l'atmosfera che caratterizzano il franchise. Un'affermazione assolutamente condivisibile, ma non vi nascondiamo che un pizzico di curiosità a noi è rimasta. Le inedite sezioni combat, pur riuscendo ad aumentare ulteriormente quella sensazione di costante pericolo, non convincono completamente quando si stringe il pad tra le mani. L'animazione dell'attacco di Mono è particolarmente lenta e imprecisa, fattore che va a tradursi in una lista infinita di colpi andati a vuoto che, una frazione di secondi dopo, diventano game over. Certo, basterà un pizzico di allenamento per riuscire ad eliminare manichini, studenti impertinenti o mani sin troppo dispettose. Di sicuro il conteggio delle morti di Mono sarà destinato a salire rapidamente. E per oggi su Little Nightmares 2 è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi subito ai nostri canali YouTube e social. Trovate tutte le info qui sotto. Come sempre, vi aspettiamo sulle pagine di Game Experience per la recensione completa di Little Nightmares 2 e per essere sempre aggiornati con tutte le ultime novità.